Ciao a tutti amanti dell'Urbex e benvenuti in questo nuovo viaggio nell'abbandono. Prima di proseguire vi ricordo che se volete sostenerci potete farlo tramite PayPal cliccando nel primo link che trovate in descrizione. Non dovete neanche inserire i vostri dati, quindi un metodo veramente molto più semplice rispetto agli abbonamenti su YouTube. Tornando a noi, ci troviamo in Lombardia e siamo venuti ad esplorare questa casa abbandonata, anzi questa villa abbandonata. È disposta su due piani, uno più bello dell'altro. Sto partendo dall'ultimo piano, ma rimanete fino alla fine, scusatemi, perché la stanza più bella è a pian terreno praticamente. Quindi iniziamo subito. Allora ragazzi, partiamo subito con l'esplorazione di questa casa abbandonata. Mi trovo, secondo me, in quella che poteva essere la cabina armadio. Magari ne avevano anche più di una. Come potete vedere, la villa è abbandonata da parecchi anni. Sono in compagnia di un altro esploratore, non gli ho chiesto se posso fare il nome, comunque poi glielo chiedo nel caso ve lo faccio sapere. Ma ha detto che lui ha tentato questa villa circa un anno e mezzo fa. Stiamo registrando il video a febbraio del 2024 e l'ha trovata completamente chiusa. Poi naturalmente i nostri, tra virgolette, colleghi sono venuti e l'hanno aperta. Vabbè, ormai non vi devo spiegare come funziona nel nostro mondo. Come vi dicevo prima, la villa sembra essere abbandonata da parecchi anni. Uno, per le condizioni del pavimento e di conseguenza, ovviamente, anche del soffitto, visto che i calcinacci appunto sono caduti dal soffitto. Due, perché ho trovato questi uccellini morti, che comunque sembrano morti da parecchio tempo, quindi a testimonianza proprio che la villa sia abbandonata da un po' di anni ormai. Allora, andiamo nella prima stanza figa, scusatemi il termine, di questa villa abbandonata. Ragazzi, partiamo subito forte con questa esplorazione. Io naturalmente, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace se vi piacciono i nostri contenuti e soprattutto vi piace questo video. Ovviamente non vi ho ancora fatto vedere niente, però questa stanza è questa camera da letto, anzi mi correggo, è un buon punto di partenza. Sicuramente questa stanza è meglio conservata rispetto alla cabina armadio che vi ho fatto vedere poc'anzi. Poi ci sono anche le abat-jour, il letto, bellissimo il letto ragazzi, mi sposto un po' dall'altra parte, veramente molto molto bella. Tra l'altro un'entrata molto semplice, ci siamo persi all'inizio perché eravamo andati dalla parte sbagliata. Poi abbiamo notato che c'era l'apertura in una tapparella, hanno forzato la tapparella e quindi ci siamo infilati lì sotto. E poi la mia passione, ovvero i lampadari. Beh, amanti dell'Urbex, direi che partiamo egregiamente. Tra l'altro mi sposto un attimo, o meglio vi inquadro la stanza da un altro punto, perché anche questa parte qua non è affatto malvagia. Tra l'altro ci sono ancora le tende. La villa è comunque in ottime condizioni. Sì, ok, si fanno vedere i segni dell'abbandono, e quello naturalmente a noi amanti dei luoghi abbandonati e del mondo urbex più in generale può sicuramente far piacere. Però, come potete vedere dai primi scorci, la villa si è conservata veramente, fatemi dire, alla grande. Proseguiamo. Allora ragazzi, guardate il corridoio. Di qua c'è una scalinata bellissima, ma ve la inquadro dopo. Quindi come sempre finiamo di esplorare questo piano e poi andiamo al piano di sotto, anche perché ci sono alcuni miei colleghi urbexer naturalmente, quindi gli ho detto vabbè ragazzi, voi partite da giù e io parto da su, così almeno non ci ostacoliamo. Madonna, qualcuno ha aperto la porta e mi ha fatto spaventare. Anche questa stanza veramente molto molto bella, molto molto bella. Come dico sempre io, quando si vede l'abbandono, ma quando contemporaneamente c'è l'arredo, ci sono gli affreschi, c'è il decay, come in questo caso che la tappezzeria sta venendo giù, l'esplorazione
è praticamente perfetta. Poi naturalmente vi invito a farmi sapere cosa ne pensate di questa esplorazione qua sotto nei commenti. E nel frattempo vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro account Instagram, che comparirà esattamente in questo momento, dove vi teniamo aggiornati su tutti i nostri contenuti, su tutte le nostre pubblicazioni, su tutti i nostri movimenti e via dicendo. Quindi se volete e se ci volete far contenti, ci volete fare un regalo, andate a seguirci anche su Instagram. Questo è un bagno. Aspettate che accendo il faro, cavolo, ce l'ho, non l'ho ancora acceso. Ok, perfetto. Aumento la luminosità, ottimo. Questo è un bagno, devo dire, cavolo, molto carino, placcato in oro o color oro, questo non ve lo so dire perché non sono così tanto esperto, però anche questa stanza veramente, ecco, lo spengo, molto molto bella questa stanza. Sì, poi oggi tra l'altro c'è una bella giornata. Vi avverto che comunque al piano di sotto la villa è molto buia, qui è illuminata da questa finestra che c'è alla mia destra, e quindi mi permette di usare la luce naturale, cosa che io preferisco. Naturalmente poi il faro lo devo usare dove è completamente buio, se no non vedreste una ceppa. Dai, proseguiamo. Ecco, detto fatto, amici ed amiche di Urbex NJ e amanti dei luoghi abbandonati, devo usare per forza il faro. La cosa che mi colpisce è che praticamente in ogni stanza, bene o male, ci sia praticamente tutto. Questa addirittura, ragazzi, non so se lo notate, ma sì, la carta da parati, la tappezzeria ha qualche squarcio, qualche graffio, se così possiamo dire, però tutto sommato si presenta in condizioni praticamente perfette, no? Lo vedete anche voi con i vostri occhi. Questa stanza è parecchio buia, guardate, se io dovessi spegnere il faro non vedreste nulla, questo perché la veneziana è quasi completamente chiusa, quindi grazie a Dio abbiamo l'illuminazione artificiale. Oggi mi accompagna un grandissimo esploratore e soprattutto una grandissima persona, poi magari se vuole vi dico il nome. Però anche questa stanza molto molto bella. Vi ripeto, amanti dell'urbex, che le stanze più belle sono al piano di sotto, quindi tenetevi forte, perché l'esplorazione, diciamo, quando andremo al pian terreno salirà ancor più di livello. Prossima stanza, ecco, anche qui purtroppo un uccellino morto, uno è scappato dalla finestra. Ecco qua le condizioni sono notevolmente peggiori rispetto alle altre stanze. Tra l'altro mi chiedo dove siano entrati gli uccelli, le finestre sono praticamente tutte chiuse. Sì, comunque la villa è abbandonata da parecchio. Amanti dell'urbex, cerco di non fare casino. Vedete che ci sono anche le cacche degli uccelli a terra, però guardate questo scorcio. Questo scorcio è veramente molto molto interessante. Oggi non c'è il Resna, non mi accompagna il Resna, se no si sarebbe sciolto alla parola scorcio molto interessante. Però, come vi dicevo prima, la villa è conservata bene. Nonostante questo, fortunatamente si vedono, si nota l'abbandono, si fa vedere quello che piace a noi, ovvero il decay. E questo scorcio è molto molto bello, con il tavolino, un mazzo di fiori naturalmente finto, il pavimento che si sta togliendo, le piastrelle si stanno togliendo, e quell'enorme specchio, anche quello color oro, con la tappezzeria, vedete che gli cade sopra. Bello bello, bella bella anche questa stanza, cavolo. Allora, siccome mi sono incespicato, siccome non ci sono stanze da letto al pian terreno, naturalmente in questo primo e ultimo piano non possiamo che trovarle tutte quante qua. Poi per ultima stanza, allora, prima vi faccio vedere il corridoio barra scalinata che poi porta al pian terreno. E dopo vi faccio vedere, prima vi mostro il bagno, poi appunto vi faccio vedere la scalinata barra corridoio che porta al pian terreno. Vi ripeto, amanti dell'urbex, mi raccomando, restate fino alla fine, perché la stanza più bella, e credo che sarà anche la stanza copertina della villa, è al piano di sotto. Questa stanza molto molto bella, con questi mobili color bianchi, anche le porte, vedete, a tema con i mobili stessi, con l'arredamento stesso, mi piace parecchio. Camera con colori, se posso dire, spenti, come il colore della tappezzeria, ma poi i mobili di questo
questo color bianco vanno a, diciamo, rinvigorire, se così possiamo dire, un po' l'atmosfera di questa stanza, che comunque nel complesso non è affatto male, anzi tutt'altro. Allora, entriamo nel bagno, permesso, ma c'è anche la carta igienica, all'esigenza, non è mai una brutta cosa. Qui addirittura c'è ancora una saponetta. C'è ancora una saponetta, bagno comunque in buone condizioni, ci sono i calcinacci che come sempre sono venuti giù. Questo da una parte è un buon segno, perché vuol dire che la villa è a tutti gli effetti abbandonata. Vedete ragazzi, sono inequivocabili i segni dell'abbandono. Io di questo purtroppo, come saprete, non me ne faccio niente. Quando avevo 15-16 anni sì, però adesso purtroppo, vedete le mie condizioni in testa, sembro l'ottava sfera del drago. Però detto questo, come vi dicevo prima, questo è un buon segno sul fatto che la villa appunto sia abbandonata da parecchio. Guardate anche, vedete, le ragnatele che si stanno man mano formando. Non male il bagno. Adesso vi faccio vedere il corridoio da un'altra prospettiva. Guardate che bello ragazzi, cioè veramente un bellissimo colpo d'occhio. Mi dispiace che voi non possiate essere qui con me a godere di questo spettacolo. Spero di riuscire a trasmettervi le emozioni che provo io nell'esplorare questi posti. Allora, proseguiamo da questa parte, perché troviamo un altro bagno. Vedete, tutto placcato color oro. Quindi comunque, secondo me, mi piacerebbe sapere cosa facessero queste persone. Uccelli morti ovunque, comunque ragazzi, ve lo dico. E questo bagno, bello, non so se preferisca questo o quello di prima. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate nei commenti. Comunque, come vi dicevo prima, mi piacerebbe sapere a chi fosse appartenuta questa villa, perché comunque è amante dell'urbex, è un villone enorme. Da fuori non è bello, ve lo dico proprio sinceramente, come sapete non posso inquadrare gli esterni per vari motivi, ma da fuori non è bello, anzi è molto semplice l'architettura dall'esterno. Dentro però ragazzi è un'autentica bellezza. Qua c'è il porta asciugamani, la carta igienica anche in questo caso, e adesso mi manca questa stanza qua prima di scendere. Allora, permesso. Non male. Amanti dell'urbex, forse questa è la stanza che meno mi attira. Non chiedetemi perché, poi naturalmente aspetto una vostra opinione qua sotto nei commenti, però non dico che non sia bella, perché poi la tappezzeria a me piace sempre la tappezzeria, ce l'avevo anche a casa. Però secondo me questa, a mio modesto gusto personale, a livello soggettivo proprio, è la stanza che meno mi piace di questo piano. Quindi poi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ve la inquadro anche da un'altra prospettiva, giusto per dovere di cronaca. Eccola qua, forse vista da questo lato è un po' più carina, però per me nulla di che. Allora, amanti dell'urbex, ultimo scorcio prima di scendere. Questa è la scalinata che porta al piano di sotto. Lasciate perdere il mio zaino qua, però questa è la scalinata che porta al piano di sotto. È veramente molto molto bella, molto molto figa. Qua addirittura c'è il montacarichi. Siamo stati nelle cantine, ma sono praticamente tutte completamente stanze vuote. Tra l'altro guardate, c'è ancora il tappeto, la scalinata da giù secondo me rende ancora meglio. Quindi adesso ci prepariamo, perché andiamo a vedere il piano terra. Ma guardate che belle queste lampade, mi permetto un attimo di... Sono praticamente, vedete, sono infilate in questo ramoscello color oro e praticamente sono appese a tutta la parete. Questo è un colpo d'occhio veramente, veramente fantastico, amanti dell'urbex. Guardate e aspettate, perché vi ho detto che il piano terra è ancora più bello. Dai, andiamo allora, a questo punto direi di andare ad esplorare il piano terra. Thank you.
Ok, amanti dell'urbex, proseguiamo per questa scalinata. No, non ce la faccio più. A 29 anni neanche compiuto, già ho già il fiatone. Comunque, allora, scendiamo questa scalinata, poi andiamo a esplorare le stanze. Quella lì la lascio per ultima. Uno, perché è la stanza più bella. Due, perché ci sono altri esploratori che stanno fotografando. Quindi adesso non scendo sul tappeto perché sennò mi ammazzo. Scendo per queste scale e ci vediamo giù. Però da qua, ragazzi, la scalinata è veramente molto molto bella. Secondo me è più bella da giù, con la prospettiva del tappeto che sale le scale. Boh, lo scopriremo tra poco a questo punto. Allora, ragazzi, sono venuto da questa parte per lasciare spazio agli altri che stanno facendo le foto, ma soprattutto perché questa stanza mi piace. Mi piace, diciamo che in questo punto, vedete, la carta da parati è conciata veramente veramente male. Questo lampadario però mi fa impazzire, sembra quasi una sorta di lanterna, magari poi c'è un termine tecnico, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E anche questo mobile, veramente molto semplice, con la scala, non mi dispiace. Poi appena i ragazzi hanno finito, perché giustamente se vado di là col faro mi smadonnano dietro, vi faccio vedere il corridoio, perché questo corridoio qua è molto più bello rispetto a quello del piano di sopra. Quindi continuate appunto a seguire il video fino alla fine di questa esplorazione urbana in questa casa abbandonata. Allora, proseguiamo verso un'altra sala. Beh, questa qua, ragazzi, cioè, se accendessi la luce, tra l'altro non voglio sottolineare l'ennesimo lampadario, a me stanno uscendo gli occhi fuori dalle orbite, a furia di vedere tutti sti lampadari, veramente molto molto belli. Forse la mia più grande passione nel mondo urbex, i lampadari. Diciamo che se la giocano con le macchine d'epoca abbandonate. Ecco, non saprei cosa scegliere tra un bel lampadario e una macchina d'epoca abbandonata. Naturalmente le macchine d'epoca abbandonate sono molto più difficili da trovare, quindi forse a livello di preferenza preferirei trovare quelle. Però comunque lo sapete, se mi seguite da tanto tempo ormai, che anche i lampadari mi fanno sempre emozionare. Come vi dicevo prima, perché ho parlato del lampadario? Perché se si accendesse la luce, questa stanza non sarebbe, cioè non sembrerebbe neanche abbandonata. Guardate, praticamente si è conservata in condizioni perfette, esemplari, e anche la carta da parati qua veramente non ha nemmeno un mezzo graffio, quindi splendida questa stanza. Ok, amanti dell'urbex, proseguiamo. Minchia, guardate che lampadario, scusate, non dico mai parolacce nei video, ma qua mi è venuto spontaneo. Beh, questa stanza Non è niente male. Certo che c'è l'imbarazzo della scelta nel dover scegliere la stanza più bella. Vero è che non vi ho fatto vedere ancora la sala per eccellenza, che poi, come vi dicevo prima, molto probabilmente sarà la copertina del video. Un tavolo simile ce l'avevo a casa quando abitavo con i miei genitori, perché mia mamma è appassionata di arredamento d'epoca. Io ce l'avevo simile, molto simile, infatti me lo ricorda molto. Bella anche questa stanza, con questo centro tavola posizionato appunto in centro, e questo mobile di color ocra, se così possiamo dire, un colore veramente molto molto strano. E di qua, tra l'altro, c'era anche un caminetto. Sì, non ha nulla a che vedere con i camini che magari incontriamo spesso in altre case abbandonate, però è comunque sempre un caminetto. Però, amanti dell'urbex, la cosa che più mi piace di questa stanza qua è sicuramente questo tavolo, fantastico. Ok, ragazzi, proseguiamo da questa parte qua. Dai, vi faccio vedere la cucina. Ora sì che vi faccio vedere la cucina, aspettate perché sto... Allora, ho trovato un calendario che recita maggio 1997, e viste le condizioni della villa ci può stare che sia abbandonata da quasi 30 anni. Quindi secondo me è un calendario molto molto veritiero, che rispecchia quantomeno, o che si avvicina alla realtà. La cucina
Non... Sì, mi piace, non mi piace, non lo so, non è lo stile che più apprezzo nelle cucine, però sì, diciamo che si fa apprezzare, ecco, però la stanza che più ha catturato, diciamo, la mia attenzione è questa qua, che secondo me era a tutti gli effetti, la sala da pranzo, mi viene da dire. Allora, qua non c'è la cucina, cioè non ci sono i fornelli, per farla breve, però c'è il lavandino, ci sono questi contenitori qua. Non male, non male, non male questa stanza. Mi piace, dai. Sì, arredamento classico che non ha nulla a che vedere con le stanze da letto. Qua c'è addirittura un frigo che secondo me è degli anni 80-90, visto soprattutto il colore, però non è malvagia, dai, questa stanza. Vi ripeto, ragazzi, rimanete fino alla fine del video perché vi devo far vedere ancora il corridoio, vi devo far vedere la stanza che farà da copertina al video, vi devo far vedere ancora un'altra stanza, quindi ce n'è di roba da vedere ancora, eh. Allora, amanti dell'Urbex, dulcis in fundo, capirete perché vi ho tenuto per ultima questa stanza qua. Aspettate che se no mi ammazzo. Avete capito perché vi ho tenuto questa stanza qua per ultimo? Per ultima, perché almeno secondo me è la più bella di questa villa abbandonata, di questa casa abbandonata. E credo che a tutti gli effetti sarà la copertina del video. Allora, non ci sono così tanti dettagli, cioè di solito ci sono fotografie, documenti. Qui invece si va solo puramente di arredamento. Cioè, avete notato, sì, a parte il calendario, che sicuramente ci aiuta ad identificare un anno d'abbandono, quindi secondo me se non è il 97 preciso, comunque è la fine degli anni 90 barra inizio 2000, a parte quel calendario di documenti, di fotografie, io sinceramente non ne ho viste, come al solito ho perlustrato la villa da cima a fondo, quindi non me le sono perse io, poi magari c'erano, le hanno portate via i proprietari, se le sono rubate, questo ovviamente non ve lo so dire, però amanti dell'Urbex, questa stanza è sicuramente la più bella, adesso mi voglio avvicinare, spero di non rompere le balle agli altri che stanno fotografando, mi voglio avvicinare a questi dettagli qui perché sono veramente incredibili, come vi dicevo prima, quando c'è l'arredamento, ma quando si nota l'abbandono, possiamo dire che a tutti gli effetti abbiamo fatto bingo. A me è rimasto nel cuore il Palazzo d'Oro perché il Palazzo d'Oro, famosissimo nel mondo urbex italiano, c'è davvero di tutto e si nota l'abbandono. Ecco, qua non ho visto affreschi, amanti dell'urbex, una cosa che mi aspettavo in una villa del genere. Sono gli affreschi, non penso di averne visti, spero che non mi siano sfuggiti, ma come vi dicevo prima, ho praticamente esplorato da cima a fondo questa villa e non li ho visti. Quindi mi aspettavo di trovare gli affreschi che però sono stati, diciamo così, sostituiti dalla carta da parati. Vedete che in ogni stanza praticamente c'è la carta da parati. Per questo scorcio è veramente molto molto bello, amanti dell'Urbex.
Allora, amanti dell'urbex, oggi sono in compagnia del maestro, grandissimo Alba Gubrat. Vi invito ad andarla a seguire soprattutto su Instagram. Ciao. E niente, abbiamo dovuto interrompere l'esplorazione perché ci hanno pizzicato i carabinieri. Se vuoi dire qualcosa. Sì, ci hanno pizzicato su a quanto pare su segnalazione del vicinato. Non nostra, cioè non per noi a quanto pare, però lamentano questo via vai di gente. E giustamente le forze dell'ordine sono dovute intervenire, però alla fine nulla di possiamo dire che sono stati fin troppo gentili ed educati. Ci è andata veramente di culo, di lusso. Hanno capito che non eravamo esatto, stava facendo foto, io stavo facendo foto e video, esatto. E quindi ci è andata veramente di culo. Vabbè, dai, adesso facciamo la chiusura e assegniamo il punteggio urbex, perché l'esplorazione l'abbiamo fatta. Sì, assolutamente. Quindi a tra poco. Ciao. Allora, amanti dell'urbex, siamo giunti alla fine di questa esplorazione. Come abbiamo detto prima, siamo stati beccati in flagrante proprio dai carabinieri, però ci è andata di lusso. Possiamo dire, siccome erano giovani, il discorso che abbiamo fatto prima, questo ha influito particolarmente. Che se sono di una certa età tendono a rompere il cazzo, perché magari pensano che sei dentro per spaccare, rubare. Loro invece sono stati molto molto cordiali, molto tra l'altro carini. Seguivano anche l'urbex. Sì, è vero, perché sapevano di cosa stavamo facendo. Esatto, ci hanno chiesto se avevano canali piuttosto esatto. E ci è andata bene? Sì, in realtà sì, ci è andata bene. Anche perché avevamo praticamente finito. Tu avevi finito? Sì, sì. Io avevo finito, quindi ci è andata. Cioè, alla fine l'abbiamo portata a casa. Sì, esatto. Questo è il senso. Allora, per quel che riguarda il voto, maestro, sei concorde con me nell'8 punti urbex? A voglia, sì. Perché comunque l'abbandono si nota. Sì. Le stanze sono belle. Sì. A due piani. Quale piano hai preferito? Allora, per ricchezza, il primo. Perché sono comunque d'accordo. A livello fotografico il primo era molto sono d'accordo. Per dettagli il secondo. Ci per sta, dettagli ci il sta, secondo ci perché sta. È comunque un 80 che merita, anni 80 che merita, e sì, era da tanto che non mi capitava di finire in una casa anni 80 che meritasse così tanto. Ma secondo te, domanda, la stanza più bella è quella che poi sarà la copertina, quindi quella col busto, l'arazzo barra quadro? A me sì. anche secondo me, sì, è perfetto. Proprio l'immagine copertina. Perfetto, ci sta. Amanti dell'urbex, io ringrazio il maestro Alba Gubrat per avermi accompagnato in questa esplorazione. Come sempre, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate del video e ci vediamo come al solito domenica prossima alle ore... Non lo so. No! Alle ore 15. Sai che volevo dire 15? Ah, no, hai voluto evitare. Ciao ragazzi. Ciao.